Quinta vittoria consecutiva per la Spes Praia Volley. Nella partita di ieri, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie C, gli uomini di Mister Borrelli hanno rifilato un secco 3-0 ai giovani della Bet Volley Castrovillari. Il primo set ha visto l'immediato allungo dei praiesi che con Esposito hanno subito dato il ritmo alla gara, chiudendo il parziale per 25-15. Il secondo blocco ha visto una differenza ancora più abissale con l'ingresso in campo di tutti gli under che hanno siglato il set sul 25-9. Il terzo parziale ha registrato il rientro in campo del palleggiatore Magurno, sostituito nell'ultimo periodo da Morelli. L'ultimo blocco si è rivelato leggermente più equilibrato con gli ospiti che hanno cercato di recuperare in tutti i modi il match, anche se troppo tardi. Spesso con qualche errore di troppo, ma cinica sul momento più importante. Non lascia spazio alle speranze degli uomini di Trudo che incassano il 3-0 chiudendo il terzo set sul 25-20. Questa è la quinta vittoria, la volevamo e l'abbiamo cercata con tutte le nostre forze perché era importante per la classifica, per risalire un po'. E speriamo di farla anche domenica prossima, visto che c'è il Bisignano, perché il nostro intento è quello di arrivare più in alto possibile per disputare i playoff come favoriti. Speriamo di recuperare un po' di posizioni, però ancora dobbiamo lavorare. L'importante è che oggi è recuperato anche Magurno, ha giocato dopo 2 mesi, quindi pian piano stiamo recuperando tutti e speriamo bene. Per la Bet Volley Castrovillari dunque è una gara da dimenticare, ma che allo stesso tempo deve aiutare a crescere. Stasera è una partita da cancellare perché complessivamente i ragazzi giocano molto meglio, anche se voglio dire non possono competere con squadre più forti, però si gioca molto meglio. Stasera invece non hanno proprio giocato e soprattutto hanno fatto errori un po' banali, come se fossero assolutamente addormentati, persi, cioè non erano loro. Brutta partita sicuramente. Anche se, voglio dire, la squadra non li ha fatti per niente giocare, la squadra avversaria, però credo che anche noi non abbiamo assolutamente dato molto. È una partita da non ricordare, ecco. Serve anche questo per esperienza.